Quello che è successo il 6 gennaio a Washington, se non fosse maledettamente reale, sembrerebbe uscito da un film demenziale a basso costo. Una folla di persone, fomentate da Trump, ha preso d'assalto la sede del governo americano proprio nel momento in cui Camera e Senato stavano ratificando la vittoria di Biden su Trump. So che per molti complottari che vedono in questo ricco ed arrogante evasore fiscale un salvatore del mondo, quelle immagini saranno sembrate un sogno. La gente che finalmente protesta contro il governo e che assalta le istituzioni. Mi spiace, ma avete visto un film diverso dalla realtà, come lontane dalla realtà sono le vostre convinzioni. Potrei scadere nel complottismo e dire che quello che è successo è in realtà un complotto ordito da una fazione politica di estrema destra per arrivare a un colpo di Stato. Oppure che in realtà tutti i manifestanti che sono entrati a Capitol Hill erano attori pagati da Biden per screditare Trump, e questo farebbe schizzare alle stelle le mie visualizzazioni e numero degli iscritti, perché dare alla gente ciò che vuole raccontando frottole è il modo più veloce per diventare noti in questo mondo ormai al contrario. Qui non c'è nessun complotto, ma solo un rapporto di causa ed effetto, una conseguenza che tutti si aspettavano. Tutti, meno evidentemente, le forze dell'ordine di Capitol Hill, che si sono scoperte completamente impreparate ad affrontare una folla che sembrava uscita da Luca Comics o da qualsiasi altro evento di cosplay piuttosto che da un film di Rambo. Ciò che abbiamo visto è il frutto di mesi di una campagna atta a fomentare gli animi di quella parte di popolazione più facilmente manipolabile dalle ipotesi di complotto. È stato lo stesso Trump che in questi mesi ha detto che se avesse perso le elezioni sarebbe stato solo per dei brogli elettorali, portando i più radicali dei suoi sostenitori al delirio a cui tutto il mondo ha assistito. Quella che abbiamo visto è stata una farsa, un episodio ridicolo, ma nello stesso tempo molto pericoloso perché fuori controllo. La folla che si è riversata sul Campidoglio non era molto organizzata, ma così numerosa da causare problemi, tanto che alla fine il bilancio è di 4 morti, 3 per dei malori forse dovuti alla calca e 1 per un colpo di pistola sparato dalle forze dell'ordine, una donna veterana dell'aeronautica. Inoltre ci sono stati 13 feriti e 52 arresti. In mezzo a tale folla disorganizzata ci doveva essere però qualcuno con ben altre intenzioni, dato che sono state trovate dall'FBI 2 bombe artigianali presso le sedi dei partiti repubblicano e democratico di Washington. Cosa volete che succeda ancora? Desiderate davvero che si arrivi a questo o peggio anche nel nostro paese? Ovviamente i complottari nostrani più attivi, di cui adesso non farò nomi perché sinceramente mi hanno stancato, hanno cavalcato l'onda di quello che è successo. Uno tra i più fuori di testa tra loro ha affermato per davvero che erano tutti attori e che è stata una messa in scena. Lo vada a dire ai morti, ah, ma quelli non esistono. Mentre quando qualcuno fa comodo che lo sia, è morto sul serio. Gira un filmato che mostrerebbe alcuni poliziotti che hanno dato via libera ai manifestanti. Confesso che all'inizio ho pensato che questo dimostrasse che pure tra le forze dell'ordine ci fossero dei sostenitori di Trump e dei suoi deliri, ma poi ho cercato di analizzare meglio ciò che si vede nel filmato. Tutti siamo soggetti ai bias di conferma, l'importante è cercare però di andare oltre la nostra impressione iniziale, che parte dalla pancia, per ragionare in modo più razionale e logico. Per prima cosa mi sono chiesto se effettivamente quel filmato si riferisse alla stessa situazione, perché in più di un'occasione sono stati diffusi filmati o foto fuori dal contesto per spargere disinformazione, ma alla fine ho appurato che il filmato è autentico. Alla fine del filmato si nota che ci sono altri manifestanti già dalla parte oltre le transenne. Perciò l'ipotesi più probabile è che gli agenti abbiano aperto le transenne per evitare che i manifestanti le sfondassero, provocando problemi ben peggiori. Ciò dimostra solo la loro inadeguatezza riguardo a quanto avvenuto. Il loro numero esiguo e la completa disorganizzazione e preparazione di fronte a questo evento sono chiari, mentre
Non si possono sapere con certezza le reali intenzioni di tutti gli agenti che si vedono nel filmato e che hanno aperto il varco ai manifestanti. Una delle polemiche in corso riguarda la differenza di trattamento riservata a questa folla rispetto ai manifestanti di Black Lives Matter, che durante tutte le manifestazioni dopo l'uccisione di George Floyd erano guardati a vista. Quello che si dice è che se la folla fosse stata composta da neri, gli agenti si sarebbero comportati in modo diverso, e questo lo ha detto lo stesso neoeletto presidente Biden. Questo ragionamento, purtroppo, non è da scartare, anche se è palese che il clima di emergenza di quei giorni, tra maggio e giugno dello scorso anno, non è paragonabile al clima del 6 gennaio scorso, e che in questo caso anche l'impreparazione ha avuto un ruolo determinante in ciò che è avvenuto. Se mi si concede solo una piccola ipotesi simile a un complotto, si potrebbe pensare che le forze dell'ordine, pur sapendo di un probabile ma non sicuro pericolo, abbiano deciso di dare sfogo a questa massa di persone ritenuta poco pericolosa, in modo che questo desse il colpo di grazia alla carriera politica di Trump, che in questo modo ha terminato la sua opera di autodistruzione. Adesso è lui che verrà giudicato per i suoi problemi col fisco, e tutti quelli che avrebbe dovuto arrestare secondo i seguaci di QAnon e che in parte dovrebbero essere già stati sostituiti da cloni, continueranno tranquillamente le loro vite. Ah, per finire, lasciate riposare in pace John Kennedy Jr. Per ora è tutto. Al prossimo paradosso.